Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Volevo condividere con voi gli outfit che ho fatto quando ho realizzato queste, mi hanno realizzato queste treccine meravigliose africane che ho fatto due volte da Awa, che è una maga delle treccine. È un'acconciatura che dura una settimana. Il primo outfit è questo e indosso dei pantaloni di Twinset con una semplice magliettina che ho acquistato su Shane. Non mi piace molto la qualità di Shane, dico la verità, però le cose sono abbastanza carine. Le scarpe sono di Primark e vi sono piaciute molto. Ce le ho anche nel Fuxia che mi trovavo al lago a Castro, e tutti questi video li ha realizzati mia sorella, che diciamo che se la cava abbastanza bene con l'editing. E io adoro queste treccine, infatti sono i miei migliori best outfit, diciamo, dell'estate del 2022. Molto semplici e molto d'impatto. I pantaloni io li amo follemente, li ho acquistati al 50% perché costavano parecchio. Secondo outfit, volevo inaugurare questa bibita che mi ha regalato mia sorella di Sailor Moon, che adesso vedrete tra poco. È tutto completamente fucsia, è un pochino più sofisticato rispetto agli altri. Indosso questo body che avevo acquistato al mercato, i pantaloni invece facevano parte di un tailleur, ma la giacca non c'era. Vedete qua la bibita di Sailor Moon, sapeva di pompelmo, era abbastanza simpatica, non era imbevibile però neanche buonissima. Le scarpe sono invece di Sergio Rossi, le avevo prese a un outlet, e gli occhiali che vedete invece è un nuovo acquisto che mi sono autoregalata di Marc Jacobs, trovati in un outlet a poco, li ho pagati mi sembra 109 euro, ma era l'unico paio disponibile. Molto carino anche questo outfit. Il prossimo outfit invece è il primo che realizzato in assoluto con le treccine, e indosso un completo che ho preso al baule della Veronica Boutique. Ne avevo due, uno l'ho tenuto io ovviamente perché mi piaceva un sacco il leggings con la magliettina crop, e l'altro l'ho venduto a una ragazza, e ai piedi ho un paio di tronchetti di Pinco. Anche questi sono molto molto belli e comodi, anche se sono alti e sono second hand, però erano praticamente nuovi 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 con tutte le fibbie. Anche la collana è second hand, è un serpente. Sono alla ricerca di serpenti bellissimi perché sono, diciamo, in fissa. Mi piaceva molto anche questo outfit, nonostante appunto sia total black. Sapete che ho cambiato stile, quindi mi sono approcciata molto a questo black per l'abbigliamento. E anche questo outfit è molto semplice, ma carino allo stesso tempo. Quest'altro che invece vedrete, non so se è l'ultimo, invece ero stata a mangiare ramen a Brescia, prima volta che ho assaggiato il ramen, vestitino pronto moda che ho acquistato all'ingrosso quando sono andata a fare shopping ancora l'anno scorso per il negozio. E gli stivali, i tronchetti invece sono in camoscio vera pelle di Carrano, anche questi second hand molto molto carini. La mia borsetta, la Michael Kors, anche questa mi sa che non la conoscete. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo.